Buongiorno a tutti, oggi giornata di recensioni perché ho un'altra cosa fantastica di cui parlarvi finalmente e non vedevo l'ora di farlo, ma come sapete io preferisco provare le cose per un bel po' prima di parlarne. Il prodotto in questione è il set di pennelli della Real Techniques di Samantha Chapman che ho acquistato durante il mio viaggio a Londra di marzo scorso. Allora, i pennelli in questione, io ho scelto il set, quello per occhi, che non so come si chiama, ho buttato via la... che genio! Ho buttato via la confezione, comunque è questo qui, ho ancora un po' di etichette attaccate. 5 pennelli, in questo portapennelli molto originale, che può trasformarsi all'occorrenza anche in un... non so come lo chiamano loro... Comunque può diventare un portapennelli che sta in piedi da solo. Adesso vi faccio vedere, tirate questa cordicella qui, clic, e così sta in piedi. Magari se i pennelli fossero dritti farei una figura migliore. Comunque i pennelli sono questi e adesso ve ne parlo in dettaglio. Allora, vi parlo, non so, a caso. Allora, questo, alcuni sono più puliti, altri un po' di meno perché sono quelli che uso di più o di meno. Questo è un pennello angolato che io ho trovato perfetto per sfumare l'ombretto sulle sopracciglia, comunque da quelle parti lì, perché le setole sono corte, abbastanza, cioè sono morbide ma hanno una loro solidità. Perché pennelli di questo tipo devono comunque essere abbastanza rigidi per poter sfumare l'ombretto in questa zona o la matita, ombretto o matita. Quindi questo però è, diciamo, quello che ho utilizzato di meno di tutti, perché io di solito la mattina metto la matita, una matita della Madina che vi avrò fatto vedere 100 miliardi di volte, che ha sul fondo un pettinino, quindi per comodità di solito uso quella. Quando utilizzo l'ombretto invece ho utilizzo pennelli del genere, quindi ho testato anche questo, però ecco, del set è quello che io trovo un pochino più un po' più inutile. Forse avrei preferito al posto di questo magari un pennello piatto per l'applicazione dell'ombretto classica, ma non si può avere tutto. Un altro pennello, eccolo qua, questi due. Allora, questo è un pennello a lingua di gatto, direi, per i dettagli, che io ho trovato perfetto. Non so se, sì, se mi seguite lo sapete che io adoro un pennello simile della Crown Brush, e questo l'ho trovato davvero un validissimo sostituto. Va benissimo per sfumare la matita sia sopra che sotto, o anche se qualcuno preferisce usarlo per i dettagli. Io in realtà l'ho utilizzato solo ed esclusivamente per la matita e devo dire che fa egregiamente il suo lavoro, forse quasi meglio sotto che sopra, non so perché, però se volete utilizzare un solo pennello per tutto, questo devo dire che va benissimo. Sono tutti in setole sintetiche questi pennelli, si lavano, si puliscono molto bene, molto facilmente. Io li ho lavati e puliti non so quante volte in questi 2 mesi e non hanno perso neanche un pelo, non hanno perso la forma e sono rimasti come appena acquistati. Un altro pennello dall'utilizzo un po' bizzarro che loro chiamano, i primi due si chiamavano Brow Brush, infatti quello per le sopracciglia, non so se vedete, ma hanno i nomi scritti qua, da una parte c'è scritto Real Techniques by Samantha Chapman e dietro il nome del pennello. Quindi il primo era il Brow Brush, questo piccolino si chiama Accent Brush, accent di cosa? Non si sa. Ora vi mostro il Deluxe Crease Brush. Allora, è un pennello pensato per sfumare. Sinceramente, io l'ho trovato un po' troppo grande per sfumare, perché cioè, è grande come un mio polpastrello e non lo so, mi sembra forse un po' eccessivo per sfumare, però l'ho trovato davvero carino e davvero utile.
Allora, o per sfumare il correttore minerale, perché io uso solo correttore, non uso quasi mai correttore perché sono pigra, quando lo uso minerale e questo lo distribuisce bene, oppure per il punto luce sotto le sopracciglia. Quindi anche questo pennello ha una sua utilità, ma io non riesco ad utilizzarlo come pennello da sfumatura nella piega perché è davvero davvero grosso. Ciò non toglie che sia comunque un pennello molto carino, molto ben fatto, molto morbido, devo dire molto ancora una volta, e che comunque si riesce ad utilizzare benissimo in altri modi. Ripeto, per stendere il correttore sotto l'occhio è fantastico, bisogna trovare usi alternativi alle cose. Poi rimangono gli ultimi due, i miei preferiti, che sono ovviamente le erci. Questo è il Pixel Point Eyeliner Brush ed è un pennello lungo, delle setole lunghe e appuntite, ideale per l'eyeliner. Quando l'ho visto la prima volta pulito, mi è sembrato davvero troppo spesso per una linea di eyeliner. Voi l'avete visto in qualche video un po' vecchio, quando avevo appena acquistato il set della Makeup Forever, ho utilizzato e utilizzo a volte lo stesso pennello della Makeup Forever per l'eyeliner, che però è a livello di diametro la metà, e quindi mi chiedevo come potessi utilizzare questo pennello per uno scopo del genere. In realtà non so come questo sia possibile, ma la linea di eyeliner che si ottiene con questo pennello è perfetta, non è propriamente sottilissima, anche se in realtà avendo una buona manualità si potrebbe utilizzare proprio di punta e si potrebbe ottenere una, vediamo se riesco a pulirlo un po', si potrebbe ottenere una linea abbastanza sottile. Devo dire che comunque io ultimamente amo le linee abbastanza spesse, come vedete anche dal trucco di oggi, e quindi lo trovo davvero, eccolo qua, sono riuscita a pulirlo più grosso. Vedete come sembra spesso? In realtà io sono riuscita a utilizzarlo molto facilmente e molto bene per creare delle linee di mio gusto, quindi questo è super promosso e lo utilizzo davvero molto spesso, ovviamente con gli eyeliner in gel. Mi sembrava inutile specificarlo. L'ultimo ma non ultimo, anzi l'ho lasciato per ultimo perché è il mio preferito, e non esagero se dico che secondo me il prezzo del set vale solo per questo pennello, che io ho trovato eccezionale, non riesco a definirlo in altro modo. Loro lo definiscono come un base shadow brush ed ha una forma molto particolare perché ha una sezione che non saprei definire, abbastanza piatto ma non troppo, si allarga leggermente verso l'alto e poi termina a una forma di cupola. Non è un classico pennello piatto per applicare l'ombretto e non è un classico pennello da sfumatura, eppure fa egregiamente entrambi i lavori. Cioè io con questo pennello posso realizzare un trucco. Va bene, magari non sfuma bene la matita sotto l'occhio perché è troppo grande, ma con questo pennello permette di stendere l'ombretto su tutta la palpebra, stenderlo utilizzandolo così a punta, stendere il colore scuro nella piega e poi girandolo leggermente si può sfumare, e ovviamente poi utilizzato dritto può anche applicare l'illuminante sotto il sopracciglio. L'ho trovato un pennello multiuso davvero sorprendente, mi è piaciuto tantissimo, ha mantenuto la forma in questi 2 mesi nonostante i vari lavaggi, ovviamente lo vedete sporco perché l'ho utilizzato recentemente, non sono molto professional in queste cose, lo sapete. Il set io l'ho pagato 21 sterline se non sbaglio da Boots, e secondo me vale quasi solo per questo. Anche gli altri pennelli sono buoni e mi sono piaciuti tutti, non proprio tutti in ugual modo come vi ho già detto, ma li ho trovati tutti qualitativamente apprezzabili, ma questo secondo me è, non lo so, mi sono innamorata di questo pennello, per me è meraviglioso.
E basta. Dove trovare questi set? Come vi dicevo, se avete la fortuna di fare un viaggio in Inghilterra, presso i punti vendita Boots si trovano sia questo set che gli altri set, che anche pennelli singoli. I prezzi a me sembrano onesti, perché comunque un set di 5 pennelli professionali in setole sintetiche, con questa qualità a 20, 21 sterline, che sono tipo 25, 26 euro, 27, dipende dal cambio, è davvero un prezzo ottimo secondo me. Altrimenti so che ci sono alcuni siti che vendono online questi pennelli. A me in questo momento viene in mente cocktailcosmetics.co.uk. Da cui ho acquistato una volta sola in passato, ma che comunque è un sito molto famoso e rinomato, ma sicuramente ce ne sono altri. Anzi, se qualcuno ha voglia di scrivermi qui sotto se li ha comprati da qualche altra parte, fa un favore più che a me, alle ragazze che vedranno questo video. E basta, questo è tutto. Spero di esservi stata utile e al prossimo video. Ciao ciao!